Continua proficuamente la controffensiva ucraina, ottavo insediamento liberato in questo mese. Mosca rivendica la distruzione di magazzini con missili ad alta precisione. I residenti di Nikopol, vicino a Zaporizhia, rischiano la vita per avere l'acqua. L'approvvigionamento idrico è interrotto da giorni dopo la distruzione della diga di Kakhovka. I partiti di destra radicale sempre più presenti nelle coalizioni di governo dei paesi europei. Dopo Italia, Svezia e Finlandia, presto potrebbe toccare alla Spagna. Nuovo processo per Navalny. L'oppositore di Putin rischia altri 30 anni di carcere. I soldati ucraini sventolano la loro bandiera sul territorio riconquistato, un'immagine che non viene ripetuta così spesso come vorrebbero le autorità, ma che dimostra che la controffensiva sta dando i suoi frutti. Il villaggio di Paia i Cacti è stato l'ultimo di 8 insediamenti ad essere liberato sinora nell'arco di questo mese. In totale 113 km quadrati di territorio riconquistato. Tuttavia, le armi fornite dall'Occidente non hanno impedito che l'avanzata fosse costosa in termini di vite umane. Secondo gli esperti militari, ora l'Ucraina potrebbe prendersi una pausa operativa per affinare le proprie strategie future. Da Mosca, intanto, l'esercito russo afferma di aver respinto diversi attacchi delle forze ucraine a Bakhmut e Zaporizhia. Sostiene inoltre di aver distrutto magazzini con armi occidentali e missili ad alta precisione. Il silenzio quasi totale delle autorità ucraine sull'andamento della controffensiva contrasta con la prodigalità russa che fornisce presunti dettagli e numeri delle vittime nemiche su diversi fronti. I residenti di Nikopol, città vicino a Zaporizhia, rischiano la vita per avere l'acqua. L'approvvigionamento idrico è interrotto da diversi giorni dopo la distruzione della diga di Kakhovka ed è diventato un lavoro pericoloso poiché le autocisterne sono prese di mira dalle forze russe. L'acqua, caduta in modo significativo nel bacino idrico di Kakhovka, è necessaria per raffreddare i reattori nucleari della centrale di Zaporizhia. Tuttavia, sul lato del bacino controllato dagli ucraini, l'acqua è essenziale per la vita di tutti i giorni. Ну, конечно, страшно, конечно, страшно. Ничего так не пугает, как там, без водички, как подвезут, организованно все подвезут. Ну, а там, я не знаю, я не знаю. Тачечками возим всяк, потому что тут, чтобы десь там поставили, тут нема ни укриттів, ничего. Каждый на себя не будет брать ответственность. Ходим, где есть укриття, где вдруг тревоги, ховаем. A Kherson, un'altra delle regioni più colpite, i servizi d'emergenza forniscono acqua pulita tra i timori di contaminazioni e malattie. Le consegne giornaliere sono diventate la norma, sin dalla rottura della diga e dal conseguente allagamento di vaste aree della zona. Secondo l'OMS c'è il rischio significativo di malattie trasmesse dall'acqua, come il colera e il tifo, oltre a malattie trasmesse dai roditori, come la leptospirosi e la tularemia. Intanto il Ministero della Difesa russo avverte del rischio di malattie trasmesse dalle zanzare, come la febbre del Nilo occidentale, dopo l'inondazione a Kherson, di cui Kiev e Mosca si accusano a vicenda. Kiev afferma che più di 500 persone sono morte per questo motivo nell'area controllata dalla Russia. La Germania rafforza il suo ruolo all'interno della NATO. A pochi giorni dall'approvazione della sua prima strategia di sicurezza nazionale, che prevede la più alta spesa militare della Seconda Guerra Mondiale, il cancelliere Olaf Scholz ha voluto chiarire al segretario generale della NATO Jens Stoltenberg in visita a Berlino quale sia il ruolo dell'alleanza. Die NATO ist und bleibt der zentrale Garant unserer kollektiven Sicherheit. Wir werden einen großen Teil der Bundeswehr für die Bündnisverteidigung der Allianz verlässlich bereithalten. Stoltenberg ha accolto con favore il piano della Germania di spendere il 2% del PIL per la difesa entro il 2024. Dovrebbe essere un minimo e non un tetto per ogni paese, ha affermato Stoltenberg. Ukraine has the right to liberate its own land and a counteroffensive is now underway. The more land the Ukrainians are able to liberate, the stronger their hand will eventually be at the negotiating table. Per il vertice NATO di Vilnius dell'11-12 luglio non ci sarà alcun invito formale per l'Ucraina, uno smacco per il presidente ucraino Zelensky. Tre indizi fanno una prova. In Europa i partiti di centrodestra sono sempre più inclini ad allearsi con quelli di destra radicale per formare un governo. L'ultimo caso si è verificato in Finlandia.
Dopo quasi tre mesi di trattative, il partito nazionalista dei veri finlandesi, che si era presentato alle elezioni con un'agenda contraria all'immigrazione e profondamente euroscettica, formerà parte dell'esecutivo con il partito di coalizione nazionale del nuovo primo ministro Petteri Orpo. Se in Italia l'accordo fra destra moderata ed estrema destra non è una novità, visto che Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia corrono quasi sempre insieme alle elezioni locali, la tendenza è ora riscontrabile anche in Svezia e in Finlandia e potrebbe presto esserlo pure in Spagna, dove il Partito Popolare e i nazionalisti di Vox già governano insieme a livello regionale. Governi estremamente conservatori del resto sono già al potere da anni in Ungheria e Polonia, spesso criticate dalle istituzioni comunitarie per le loro derive autoritarie. Lots of voters are quite disillusioned with the ordinary conventional political parties. And as we've seen, there've been a numerous of globalized crises. First you had the financial crisis, the pandemic, economic fallout of the war in Ukraine and cost of living crisis. And in times of crisis, some of these populist far-right parties, they do find quite simple solutions to these very complicated problems, promising to protect the people and also sovereignty against the perceived and real threats from the outside. Lo stesso schema potrebbe riproporsi alle elezioni europee del 2024. L'attuale maggioranza che sostiene la Commissione, composta da popolari, socialisti e liberali, rischia di uscire indebolita dalle urne e la prossima potrebbe essere tutta spostata a destra. Già ora il Partito Popolare Europeo sembra slittare verso posizioni più radicali su temi come le politiche ambientali. Will push the mainstream in a certain direction, will put it under pressure. Will that lead then to the end of the EU? This is not, I think, what is in the cards, but it could make things more difficult at the European level, and this happening at a time where actually you need a higher level of ambition with respect to the EU's responses to the many challenges we're facing, to the many transformational challenges we're facing, whether it has to do with geopolitics, just look at Ukraine and the international order, look into the green transformation, look into digital transformation. Il primo banco di prova saranno le elezioni spagnole del 23 luglio. La nuova coalizione di governo di Madrid potrebbe essere un'anticipazione di quella che si formerà a Bruxelles. Queste immagini sono state catturate ore prima dell'ultima tragedia dei migranti al largo delle coste elleniche, in cui almeno 80 persone sono morte e svariate centinaia rimangono disperse. 9 cittadini egiziani accusati di essere gli scafisti responsabili del naufragio al largo di Pylos si presenteranno martedì in procura nella città di Kalamata. Hanno chiesto ed ottenuto una proroga di 24 ore affinché i loro avvocati studiassero il fascicolo. Secondo il legale di uno di loro, il suo assistito nega ogni addebito e si dichiara innocente. Στο καράβι ήταν συνολικά περίπου γύρω στους 30 με 35 ομοεθνείς του Αιγύπτιοι και είχε φύγει από την πατρίδα του προς αναζήτηση μιας καλύτερης τύχης στην Ευρώπη λόγω οικονομικής εξαθλίωσης. Medici Senza Frontiere spiega alcune delle cause di tragedie come questa. I think pushbacks, disclosure of the border, the externalization of the borders that we are putting in place in Europe are creating these bottlenecks where the people are stranded, that then they are victims of criminality, of criminal networks that are the smugglers. These criminal networks are emerging because of these bottlenecks. This is something we have to, and it's not only Libya, it's all around Europe. Le operazioni di ricerca sono continuate con l'ausilio di una fregata della Marina e di altre tre navi assistite da un elicottero della Guardia Costiera. Dal Pakistan infine rimbalza la notizia che più di 300 cittadini del paese siano annegati nel naufragio. Il numero delle vittime è stato reso noto dal presidente del Senato di Islamabad. Nuovo processo per l'esponente dell'opposizione russa Alexei Navalny, che rischia una nuova condanna con l'accusa di estremismo. Il procedimento, che si è aperto lunedì, racconta il clima di repressione sui temi del conflitto in Ucraina.
Dall'inizio della campagna militare nel febbraio 2022 i principali oppositori che non sono fuggiti dalla Russia sono stati imprigionati per essersi espressi contro il conflitto. Navalny, noto per le sue indagini anticorruzione, sta scontando una condanna a 9 anni per frode, una condanna che considera politica. Il 47enne è sopravvissuto anche a un avvelenamento nel 2020, avvelenamento che attribuisce al Cremlino. I contorni della nuova accusa sono ancora nebulosi, la sua difesa non ha avuto il tempo per esaminare i 196 volumi del fascicolo. Le autorità italiane stanno lavorando per ridurre il sovraffollamento presso il centro d'accoglienza migranti a Lampedusa, che dopo il recente miglioramento delle condizioni meteo ha contribuito ad una nuova ondata di arrivi via mare. Ad oggi si contano 1.300 migranti nell'hotspot contro una capacità ufficiale pari a 400. Circa 230 migranti sono stati già trasferiti dalla piccola isola con un traghetto passeggeri verso la Sicilia continentale. Martedì mattina inoltre è previsto l'arrivo della nave della Guardia Costiera di Ciotti per imbarcare altre 600 persone. L'Unione Europea ed il Kenya hanno sottoscritto un accordo commerciale nell'ottica di legami economici più profondi di Bruxelles con l'Africa per far fronte alla concorrenza della Cina. Il presidente Kenyatta Ruto ha presieduto una cerimonia a Nairobi per segnare la conclusione formale dei negoziati per l'accordo di partenariato economico. Il Kenya risparmierà dazi per l'accesso al mercato dell'Unione, dove invia circa un quinto di tutte le sue esportazioni. Le importazioni kenyote, come ad esempio prodotti chimici e macchinari, invece beneficeranno di riduzioni tariffarie progressive per un periodo di 25 anni.